Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered da parte degli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con le missioni di Zimos e Kinsey, rimane solo Angel, la frode assicurativa. Glad you called. If you're gonna be taking on the Luchadors, you need to be ready. Ovviamente. Always ready for a fight. I'll be the judge of that. Think I can handle myself. Come to my gym and we'll see. Va bene, Angel, sono proprio qua di fuori. Beh, no, in realtà, visto da vicino non è male. Wow. In realtà non è così brutto il modello. Why are you living this shithole? To remind me of what Kilbane took from me. Sembra molto più vissuto così, effettivamente. So you hate discomfort. That's the sort of weakness the Luchadors will capitalize on. Unless you harden up, Kilbane will crush you. But don't worry. I'll chisel you out of diamond. La cosa prepotente di Angel è che lui veramente è prepotente. Cioè, lui non interessa far parte dei Saints, lui interessa vendicarsi di Kilbane. Questo è un fatto. E si vedrà anche nell'ultima missione, cioè... Non lo calcoli per così tutto il gioco, Angel, se non in quel momento. Frode assicurativa, va bene. No, oh, cazzo, sono caduto. Sono inciampato. Allora, manichino e lanciati in aria. Ok. Dobbiamo farci investire un po' dalla gente. Ecco fatto. Ci serve un poco d'adrenalina. Che male. Ecco fatto. Poi in Saints Row 3, bisogna dirlo, l'hanno semplificata moltissimo la cosa qui della frode assicurativa, perché nell'1 era del tutto impossibile farla, nel 2 era sto salto incredibile, molto difficile. Nel 2 era molto effettivamente difficile effettuarla, perché ti chiedeva appunto dei quantitativi di danni immensi, senza però effettivamente darti modo di ferirti a dovere. Era veramente difficile nel 2, ma nell'1 veramente peggio che peggio. Tra l'altro mi sembra che l'abbiano nerfato. Scherzavo. L'abbiano nerfato, stavo per dire. Stavo per finire la frase con l'hanno nerfato. Hai voglia, aspetta. Questo che ha fatto l'inversione all'improvviso. Vabbè, tanto abbiamo raggiunto l'obiettivo. In realtà frode assicurativa è uno dei minigiochi che preferisco in questo gioco, perché è divertente a modo suo. Rispetto, dannazione, siamo quasi a 17. 119 dollari l'ora, buttali via, sono spiccioli, no? Soldi? 12.000 dollari, yes! Con quei 18.000 dollari io ti dirò che mi potenzierei qualche arma, perché potrei prendere lo sprint con 18.000 dollari, però mi potrei semplificare la vita, quindi prima di tutto chiamiamo Angel, palla di fuoco. E è a 190 metri da qua, ci andiamo dopo. Ovviamente. Interesting term. I want you to go out and experience the heat that a fight with Kilbane would bring. Can we do this metaphorically? No. Vabbè. Diciamo che Angel è uno con i metodi molto più diretti. Guarda la macchina che se sta andando. Ah no, non è la mia. La mia è quella là in fondo. Figa, 506% di danni. Hai voglia. 2 1 Vai! Vado a fuoco! Qualcuno mi salvi! Tra l'altro, devo ricordarmi di investire pedoni e distruggere macchine, perché fanno punteggio e soprattutto fanno tempo. Abbiamo pochi secondi per effettuare tutto quanto. Che tra l'altro... La modalità palla di fuoco rispetto a quella di Kinsey, quella di Angel, è terribile, perché appunto sei nel mondo reale, la strada è piena di curve. Veramente, la versione di Angel è molto più difficile rispetto a quella di Kinsey.
Ecco fatto, prendiamoci un po' di bonus tagliando. Ecco fatto. Oh, mi sento una persona tagliando dall'angolo. In realtà poi non sono difficili ste prove, per niente. Però alla fine, andando più avanti, se non sei bravo a guidare in questi tipi di giochi, diventa un filo effettivamente fastidioso riuscirsi a muovere. $2200, altro rispetto, $88 all'ora e palla di fuoco sbloccata. Vediamo i potenziamenti, abbiamo danno da proiettile ridotto 14.000, questo è un buon potenziamento da avere. L'altro invece abilità gang, incremento di energia, anche lì non è che ci serve. Però con 6.000, volendo, possiamo fare qualcos'altro. Tipo prendiamo questo che costa meno, costa 1.000 e bene o male se siamo in giro qualcuno ci porta i veicoli. E se c'è un negozio tipo quello di armi qui nelle vicinanze, io ti dico che lo comprerei anche. Eccolo qua, è un negozio di macchine, vabbè, volendo possiamo anche prendercelo. Però con $5.000 possiamo fare 1.000 di questo e 4.000 dell'ospedale. Oh, sono investimenti importanti, eh. Sono sempre soldi che poi ci rientrano più avanti. Certo, è la stessa cosa di prendere anche un negozio, come avete visto le altre volte. Però le proprietà costano meno. Eccone una. Ecco fatto. Ed ecco anche la seconda. Vai, proiettile. Ecco fatto. Quanti soldi? $400 all'ora. Eh beh, buttali via, voglio dire. Ehi, Angel, qual è la prossima missione? A 500 metri da qua. Are you ready for the last test? Beh, direi di sì. Definition of training, Angel. There's a car waiting for you. Head to it. I've already played in traffic, remember? This time, all I want you to do is drive around. That's it? Beh, sembra facile. To master your fear. There should be no problem. La tua paura più grande è rimanere bloccato nella Salerno-Reggio Calabria senza nessuna via d'uscita. Poveraccio, l'ho schiacciato con la portiera contro il muro. Oh, gli animalisti. Maledetti, andate via. Sì, ma neanche il tempo di averla, di essere partito, guarda. Guarda che già mi stanno addosso. Porca miseria. Neanche il tempo di essere partito, già la macchia mi era addosso. Per fortuna. Ecco fatto. Dicevo, per fortuna basta andare veloce e meno male la missione si fa facile facile. Non è niente più che una missione di escort alla fine, solo un pelo più difficile visto che ogni tanto la macchina sbanna. Ma per il resto, basta continuare ad accelerare, evitare le macchine che ti vengono addosso e via. I'm fucking unbeatable. Lo so, c'hai ragione. Aia, c'hai ragione, Chuck, c'hai assolutamente ragione. In ogni caso, dai che ci siamo quasi, ormai la prova è stata superata. Adesso ci fa sbandare, quanto ci fai? That you dare come any closer. Ovviamente. Ma da quanto lo sapevo. Guarda se adesso non mi tira un'altra zampata. Guardala, guardala, guardala. No, mi ha solo guardato. Un pezzo di merda. Ecco fatto, dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Completata. Maybe Angel's smarter than I think. Missione compiuta. Facile, a parte l'inizio dove il tizio continuava a venirmi addosso, ma per il resto, ne cavolata di missione. $153 all'ora, e beh. E Angel è disponibile dal telefono. Fantastico. E ora andiamo a discutere un po' con Angel dei suoi metodi. Affronta la paura. Oh, ho sbagliato. Angel, where are you? I see you made it to the final test. Answer my question. Ho sbagliato tutto. Don't move. Eccomi qua, Angel. Spero che tu sia pronto per un cazziatone epocale. A fucking tiger? If you're fighting the luchadors, you need to be ready for anything. A fucking tiger? A fucking tiger? Don't lose the message in the method. You mastered your fear.
What the fuck is wrong with you? You're ready to face Killbane, but the luchadors must still be dealt with. You know where to find me if you need more training. Beh, c'ha ragione alla fine. Il metodo alla fine ha funzionato, no? L'importante è il risultato finale. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!